Mi chiamo Lugani Francesco, e ho 78 anni e nel periodo delle bombe in Savona, cioè nel periodo tra il 74 e il 75 mi pare di ricordare, io abitavo a Legino in via Cadorna e come attività io facevo l'insegnante e prestavo servizio presso la scuola Boselli di Savona. E comunque in quel periodo eravamo tutti sconvolti, impauriti da questo fatto delle bombe, perché era una cosa che non riuscivamo a immaginarci, cioè, e infatti lì nel quartiere qualcuno ebbe la bella iniziativa, nel quartiere di Legino naturalmente, ebbe la bella iniziativa di organizzare dei gruppi di vigilanza notturni. So che in quel periodo io avevo due figli, avevo un bambino di 4 anni e l'altro che era appena nato, cioè nel periodo di ottobre, cioè il periodo in cui c'è stato l'attentato in via Giachero. Ecco. Quando c'era stato l'attentato in via Giachero avevo proprio il secondo figlio che era appena nato. E comunque, cioè, ritornando a quel periodo in cui si faceva vigilanza, io ho conosciuto delle persone lì a Legino che praticamente non sapevano neppure chi fossero, cioè eravamo un gruppo molto eterogeneo di persone, uomini e donne, che di notte giravamo così a mani nude naturalmente, perché diciamo che eravamo ispirati dal fatto che avendo ragione ti senti forte anche se sei a mani nude, cioè giri e cerchi di guardare intorno e di evitare che qualcuno possa fare qualcosa di grave. Dopodiché io ricordo in modo particolare l'esplosione di via Giachero, quella me la ricordo, sì, anche per un fatto particolare, perché in via Giachero, proprio in quell'edificio ci abitavano due persone che conoscevo. Una si chiamava Fanny Dallari, che era la mamma della pediatra dei nostri figli, e lei poverina morì quasi subito. E poi un certo signor Gambulati, che faceva l'autista di piazza, il taxista, e lavorava insieme a mio cognato. Anche lui era, tra l'altro, era un personaggio carissimo, perché ci incontravamo spesso con lui, e lui poverino in seguito a quell'esplosione diciamo che dopo 3 mesi poi ne morì in seguito all'esplosione. Mi ricordo come in un sogno che ho sentito il rumore di questa esplosione, però non mi ricordo esattamente io dove fossi, dico la verità, sono sincero. Ho sentito questa esplosione e mi ricordo che l'ho sentita con sgomento, perché sapevamo già che c'erano questi fatti di esplosione in giro, no? Mi pare che fosse cominciata dall'aprile del 74 questo fenomeno, e quindi abbiamo capito che si trattava qualcosa di grave. Dopodiché poi ci sono passato il giorno dopo davanti proprio all'edificio e ho visto la distruzione che c'era stata, e poi avevo sentito anche di queste due persone che purtroppo in seguito all'esplosione poi hanno perso la vita. Ecco, Gambulati poi aveva 71 anni, io mi ricordo che era un personaggio proprio simpaticissimo, che mi è rimasto proprio, cioè, un bel ricordo di lui purtroppo. E poi che altro posso dire? Posso dire che mentre giravamo in vigilanza di notte con queste persone, si parlava appunto di chi potesse essere stato. E siccome io sono sempre stato di orientamento di sinistra, perché ne derivo praticamente sono nato in una famiglia operaia, quindi cioè, mi sembrava strano che la polizia avesse rivolto l'attenzione soltanto nei confronti degli anarchici, perché a me non risultava, per quanto poca conoscenza ne avessi, non mi risultava che gli anarchici poi se la prendessero con gruppi di persone o fossero dediti a strade. Ecco, gli anarchici se la prendevano con delle persone singole generalmente, o perlomeno la storia, per quanto l'ho letta io, ho studiato io, mi ricordava quello. Però le posso dire che nei gruppi di vigilanza c'erano praticamente persone di tutti gli orientamenti politici, quindi non
c'erano soltanto persone di sinistra, di centro, di tutti gli orientamenti politici. Infatti qualcuno che tirava avanti il discorso degli anarchici e qualcun altro che pensava che potesse essere causa di altro tipo, ecco. E adesso io sinceramente mi pare che non abbiano mai risolto il mistero, che abbiano iniziato poi le indagini tardissimo e per quanto ne so mi pare che non siano arrivati a nessuna conclusione. So che avevano incarcerato qualcuno e probabilmente erano tutti personaggi di origine anarchica, perlomeno legati ai gruppi anarchici, e però poi hanno dovuto rilasciarli, quindi mi pare che fosse un po' una situazione strana. Sospetti poi ce ne sono, visto quello che c'è stato con i servizi segreti deviati, con le P2 e cose di questo tipo. I sospetti sono sempre stati quelli, per me la destra eversiva, cioè cose di questo tipo, però se poi alla fine il governo probabilmente avrà messo un pochino le cose da cera, i servizi segreti deviati erano del governo, non è che fosse del nostro governo, non è che fossero dati di un altro governo, chiaro che potrebbe esserci stato qualcosa di simile, come tanti misteri che sono stati sempre nascosti in Italia, purtroppo ci sono stati, ecco, il golfo e quelle cose lì, sono cose che gli italiani le hanno sempre sapute in ritardo e probabilmente faceva comodo a qualcuno tenere tutto nascosto. Un'altra cosa che mi ricordo è che c'erano molti posti di blocco e sono stato fermato un paio di volte, tra le quali una volta avevo un po' di paura, perché in combinazione in quel periodo io ero appassionato giocatore di bocce e avevo dei borsoni dietro nel bagagliaio pieni di bocce, quindi ho detto se quelli mi perquisiscono e non si rendono conto, perché sa, erano colmi trapuntato, non è che se non si rendono conto che si tratta semplicemente di attrezzi da gioco, magari ho avuto un po' di strizzo, dico la verità. Purtroppo la memoria può passare del tempo, svanisce, sparisce, se non sai le verità tu non sei in grado di andartela a cercare, ecco. In effetti non si sapeva in che direzione guardare, cioè quando non sai da che parte arrivi il pericolo, più che paura non puoi avere, tutti quanti avevano paura, perché so che poi tra l'altro queste bombe, se mi ricordo bene, sono state messe tra Varazze, Quiliano, Savona, cioè è stata una dozzina mi pare. E c'era soltanto della paura, perché quando uscivi di casa avevi sempre paura che potesse succedere qualcosa, tanto più che io avevo dei bambini piccolissimi, figuriamoci, paura ce n'era tanta, ecco, il clima era quello, soltanto un clima di paura e non se ne parlava molto, dico la verità, perché anche a scuola, cosa vuole, a scuola diciamo che io ero una scuola di carattere pseudo-borghese, dove non se ne parlava molto di politica, per cui se ne parlava veramente poco, ecco. Cioè, c'era questo clima di paura, tra gli insegnanti mi ricordo che tutti quanti prima di uscire si diceva speriamo che non succeda niente, però era soltanto quello clima che le ricordo. La scuola era la scuola media Boselli di Savona, che è la scuola lì vicino al Duomo di Savona, proprio. Era la scuola media di Boselli, tra l'altro c'erano molti corsi, si arrivava fino al corso S, quindi c'erano tantissimi ragazzi in quel periodo. E poi piano piano c'è stata poi questa, diciamo, moria scolastica che praticamente è sparita, cioè si era ridotta a un unico corso, però in quei tempi si arrivava fino al corso S, quindi erano mi pare 18 classi e con parecchi insegnanti, ecco. C'erano, mi ricordo sempre, c'erano i ragazzi del centro storico, si formavano, c'era un pochino di, che posso dire, si formavano le classi un pochino a seconda dello stato sociale, cioè se un ragazzo ne veniva dal centro storico veniva messo in un corso, se invece se un ragazzo veniva dalla media borghesia veniva messo da un'altra parte. Però comunque io mi sono trovato bene, con la verità comunque sia. Io insegnavo educazione tecnica, ho avuto un preside che era veramente bravissimo, era una gran brava persona, si chiamava Carozzi, non mi ricordo il nome, ma il cognome era Carozzi, ed era tra l'altro anche in consiglio comunale, mi pare che fosse, non mi ricordo se era
Partito Repubblica, non mi ricordo, so che no, non mi ricordo esattamente, dico la verità, però era una gran brava persona, aveva dato carta bianca per allestire i lavoratori di educazione tecnica, quindi mi ero trovato benissimo con lui, tra l'altro ero passato in ruolo proprio in quella scuola lì. E lì per quanto riguarda la scuola sinceramente non le posso dire niente perché non me lo ricordo con esattezza, io abitando a Lesina in una zona un po' diversa dalla scuola posso dire quello che mi riguarda, diciamo, ma come vigilante esterna so che, ecco, mi pare di ricordare che i genitori, molti genitori mi facessero vigilanza all'esterno della scuola, si controllassero, mi pare di sì, perché appunto diciamo che i ricordi sono pochi, però quando arrivavo io non è che ci fosse niente da aspettare, però la vigilanza la facevano sicuramente di notte, ecco come facevamo noi in legge, no? Tutto lì, e di giorno a giorno si pensa che non possano succedere quelle cose lì. Io penso proprio di sì, della scuola ne ha responsabilità, come in tutti i fatti storici che sono successi e che sono stati dimenticati. Se parliamo anche della resistenza, io non mi ricordo di aver studiato la resistenza a scuola, ma come me neanche i miei figli, cioè praticamente argomenti storici che non sono mai stati trattati dalla scuola, perché chiaramente è difficile esporre degli argomenti storici se si è politicizzati in qualche modo, quindi un insegnante li può esporre in un modo e l'altro li può esporre in un modo diverso. Io so che è sempre stato così, quando mi ricordo che anche io quando ero ragazzo che avrei parlato volentieri della resistenza a scuola, quando si arrivava a quello gli insegnanti dicevano beh, il programma è finito, mi ricordo quello. Quindi mi pare che purtroppo diciamo dimenticarsi delle cose dipende anche da quello, non c'è mai stata una spinta a voler ricordare da parte proprio anche dalla scuola e dallo Stato in modo particolare. Io penso che l'uomo sia un po' egoista, quando le cose non ti capitano praticamente ti scivolano sopra, come sta succedendo molto spesso in tante cose, quando le cose non ti toccano da vicino e toccano ad altri, dici un poverino sì, però poi il giorno dopo te lo dimentichi. Io penso che sia quello, perché una volta finita la paura, perché finché c'è stata paura chiaramente tutti quanti la sentivamo, ma come è finito il discorso della paura, quando poi gli attentati non ci sono più stati e in qualche modo non si è parlato più di bombe, cioè dopo il 75-76, dopo quegli anni lì, la gente poi si dimentica, anche perché non c'è mai stato nessuno che abbia portato alla luce la verità, quindi magari se qualcuno avesse portato alla luce la verità se ne parlerebbe ancora adesso, però se probabilmente c'è stata una volontà di fare sparire questa memoria storica, ecco, io almeno questo è il mio pensiero, però magari sarà un pensiero sbagliato, la mia idea è questa, ecco. E qui la verità non si vuole far emergere per tanti motivi, per non cambiare lo stato attuale delle cose, punto e basta, ecco. E così di chi sia la responsabilità, sinceramente personalmente non lo so, chiaramente ci sono dei motivi politici per i quali è meglio tacere e fa finta di niente, ormai sono così, il pericolo è passato, finito il discorso, ecco, tutto lì. Io penso che sia quello, poi insomma, come lo ripeto, noi siamo come italiani, ma come in tutti i paesi, penso siamo soltanto dei grandi egoisti che una volta che non siamo toccati dal pericolo e dalle paure, ci dimentichiamo un po' delle cose, come ci stiamo dimenticando del nazismo, del fascismo, di tante cose che ci sono state in Italia e che adesso stanno anche emergendo in qualche modo, di ogni modo, è così.